Buonasera, buonasera a tutti gli aretini e benvenuti nuovamente a questo appuntamento delle 18.30. Avrete notato che i disegni dei nostri ragazzi sono stati limitati soltanto a quelli nuovi e non abbiamo riproposto tutta la serie che ci è stata presentata fin dall'inizio di questa trasmissione, perché sono diventati veramente tanti. E quindi via via vi facciamo vedere quelli nuovi, ripetendo per un paio di giorni anche quelli del giorno prima. E questo per limitare questo spazio precedente alla trasmissione a una decina di minuti, per non farlo diventare noioso. Tanto poi alla fine li rivedremo tutti insieme, come vi ho più volte promesso. Passiamo immediatamente ai dati che ci interessano. Ci sono varie novità che vi devo riferire della giornata appena trascorsa, che sta volgendo al termine. Cominciamo con i contagi. Sapete che il primo numero che io vi do, quello che per noi aretini è più importante. E rispetto ai quattro contagi in più di ieri, oggi abbiamo tre persone risultate positive ai controlli, ai tamponi, e quindi abbiamo il numero di contagiati che passa da 35 a 38. Poi commentiamo questi numeri. Abbiamo sempre nella nostra provincia invece l'incremento dei contagiati che è di 20 unità, per cui i contagiati provinciali passano da 214 a 234. Se poi andiamo invece ai soggetti messi in isolamento nella città di Arezzo, il numero totale rimane 115, anche se abbiamo 8 persone che sono uscite dall'isolamento, quindi dalla quarantena, e 8 persone che vi sono entrate, perché sono state messe in quarantena a seguito di contatto stretto con soggetti che hanno dato luogo a tamponi positivi. Quindi il numero di isolati in questo momento è sempre 115 per la nostra città. Venendo a un commento rapidissimo sui numeri di Arezzo, ricordo che i nostri incrementi giornalieri sono sempre di alcune unità. Sono passati 3 giorni fa da 1 a 2, poi ieri a 4, oggi 3. Navighiamo in questo numero, diciamo 2, 3, 4, che ci pone, diciamo, in condizioni di crescere. Infatti siamo a 38 contagiati. Vi ricordo anche che la previsione la rivedremo tra un attimo nei grafici elaborati da Marco Sacchetti. Avevamo fatto una stima che verso la fine del mese saremmo arrivati intorno ai 40 contagiati. Siamo a 38, siamo al 26, quindi è una previsione che potrebbe essere verificata, magari con uno scarto di qualche unità, forse in più che in meno. Poi dipende, giorno per giorno abbiamo sempre delle novità in più. Il numero di contagiati della provincia prosegue sempre invece con alcune decine ogni giorno, oggi sono 20 e quindi 234 contagiati in provincia. Vi dico già da subito che ho invitato a essere qui presente con noi e lo faremo entrare in trasmissione tra breve il sindaco di Badiate d'Alda. Ho invitato lui perché è il comune più colpito dai contagi e vorrei un po' sapere dalle sue parole dirette come stanno andando le cose, come sono andate, qual è l'origine del contagio e quali diciamo, iniziative ha intrapreso il suo comune per limitare l'estensione di questo contagio. Ma ne parleremo dopo. Andiamo avanti ora con i dati nazionali, dopodiché faremo l'analisi dei nostri grafici giorno per giorno. Preparati da Marco Sacchetti, ma prima parliamo dei dati nazionali. Purtroppo il trend è sempre più o meno lo stesso. I contagiati di oggi sono 4.492 in più, che portano il numero totale dei contagi a 62.013, con un incremento del 7,8%. Ieri l'incremento era del 6,4%, quindi siamo sempre su incrementi, diciamo, inferiori alla decina. Quindi si sta un po' stabilizzando il dato nazionale. I deceduti di oggi, 662, che sommati a quelli del giorno precedente, fanno 8.168 deceduti, un incremento dell'8,8%, ieri era del 10%. Do anche il numero dei guariti, che è di un'unità inferiore a 1.000, sono 999, quindi con un totale di guariti di ben 10.361. Ora, una precisazione occorre fare sul numero dei deceduti. Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, dice sempre che si tratta di deceduti con coronavirus e non per coronavirus. Quindi si tratta di persone che non ce l'hanno fatta per presenza del virus COVID-19,
ma che si è sommato ad altre patologie preesistenti, quindi sono sempre casi di persone, per la stragrande maggioranza anziani, che avevano già sindromi riferibili a deficienze polmonari o comunque sindromi che hanno poi dato luogo, sommandosi a quelle prodotte dal virus, a esito mortale. Questo non è che ci faccia particolarmente felici, si tratta sempre comunque di decessi dovuti al coronavirus in ogni caso, e che hanno portato città come Bergamo a un'emergenza straordinaria per quello che riguarda ad esempio lo smaltimento delle salme. Sapete che a Bergamo è dovuto andare l'esercito a prendere le bare, a portarle altrove per essere poi smaltite altrove. La situazione è grave in tutta Italia. Da noi i numeri continuano a essere relativamente confortanti, per cui il nostro comportamento ancora una volta è da encomiare, salvo alcune questioni particolari. Prima di passare a queste, nel rapporto giornaliero della Polizia Locale, pregherei a Marcello Comanducci, che ringrazio come sempre, il nostro grande regista, di farci vedere i grafici che ogni giorno commentiamo sull'andamento del contagio. Questo è il grafico riassuntivo del contagio sviluppatosi nella città di Arezzo, il diagramma celeste. Nella provincia di Arezzo vedete sempre molto diciamo in salita molto ripida, e quello verde della regione. Si tratta di percentuali di abitanti, di numero di contagiati valutati percentualmente rispetto al numero di abitanti. Si tratta di percentuali ovviamente molto basse. La regione Toscana arriva a uno 0,08%, il comune di Arezzo ha un andamento ancora inferiore perché è minore di 0,04%, quindi è una percentuale molto bassa di abitanti nella città o nella provincia o nella regione toscana, però sono numeri che dobbiamo necessariamente valutare per mantenere la nostra attenzione rispetto al contagio. Andiamo avanti. Questo è il grafico che ci fa vedere come l'andamento del contagio nella nostra città in questo momento si sta. Vi ricordo che gli ultimi due giorni sono stati 4 contagi ieri, 3 oggi, quindi come vedete gli ultimi due punti si stanno allontanando un pochino da quello che è questo andamento che noi avevamo dato come stima del comportamento nei prossimi giorni, nelle prossime settimane per la nostra città. C'è una recrudescenza del contagio, eravamo stati per diversi giorni intorno a 1, massimo 2, oggi siamo tornati ieri a 4, oggi a 3, quindi siamo un pochino al di sopra di un andamento stimato che comunque ci vede da un punto di vista del comportamento sicuramente molto migliore del dato provinciale che, ricordo, è sempre molto in salita anche in questi ultimi giorni. Andiamo avanti. Bene, contagi giornalieri, vedete come il dato comunale è più o meno intorno alle unità giornaliere, anche se ci sono stati dei giorni in cui i contagi erano veramente pochi, 1, 2, 1, 2, 1, 2, poi si è ricominciato con 3, 4 e in questi giorni stiamo crescendo ancora. Ben diverso il dato provinciale, ma ovviamente si tratta di contagi come numero, la provincia ha 380.000 e più abitanti e quindi noi ne abbiamo meno di un terzo, è evidente che il numero è inferiore, però anche come andamento il nostro è decisamente più accettabile. Andiamo avanti. Questo è, ve l'avevo già mostrato in precedenza, è l'andamento dei contagiati giornalieri come previsione, e purtroppo siamo stati, diciamo, contraddetti da questi due ultimi, abbiamo un 3 e un 4 negli ultimi due giorni, altrimenti il nostro dato medio si assestava tra l'1 e il 2. Ora siamo risaliti un pochino, siamo al di sopra del 2 come stima media. Andiamo avanti. Questo è il dato provinciale, sempre con questi punti, specialmente quello di due giorni fa, molto molto elevato, è una nuvola di punti che mal si adatta all'andamento che era stato ricavato per la curva di decadimento dei contagi giornalieri basata sui dati della Cina. La provincia va su numeri completamente diversi e molto più alti. Andiamo avanti. Questo è la previsione dei contagiati in regione toscana che in questo momento si aggira intorno ai 320-330 come stima
dei prossimi giorni. Andiamo avanti ancora. Ancora una volta la stima che ci vede a fine mese intorno ai 40 contagiati, che è la riga gialla, in questo momento è parzialmente smentita da questi ultimi due punti che si posizionano al di sopra. Probabilmente se dovessimo continuare con questo trend, questa curva non rappresenterà più il nostro comportamento, ma ne dovremo studiare un'altra. Io spero di no, io spero domani di vedere un punto che sta molto più basso, perché saremo riusciti a mantenere basso il numero dei contagiati. Avanti, questo è il dato cumulato provinciale con i contagi previsti, diciamo, nelle prossime settimane. Questa è la curva di regressione. Se si fosse seguito l'andamento della Cina, così non è. La miglior stima che se ne fa oggi è questa. Il numero di contatti da qui al picco avvenuto è molto elevato, ma non sappiamo se ci arriveremo. Ripeto, è una stima del tutto razionale, ma comunque una stima, una previsione del futuro. E questo è il dato regionale, che arriverebbe a circa 10.000 contagi nell'arco dei prossimi giorni, diciamo delle prossime settimane, per meglio dire, e si raggiungerebbe l'asintodo a 60 giorni dall'inizio della misurazione. Questo invece è il tasso di crescita. Quello che vi ho più volte detto è quello che ci deve portare a distanza di tempo allo zero, cioè non si cresce più. Allora, i dati della nostra città sono rappresentati da questa retta di regressione celeste, che ora qui finisce fuori dal grafico, il punto in cui si va a zero, ma ci si arriva nell'ordine dei 50-60 giorni da inizio misurazione. Ricordo che l'inizio misurazione è del 4 di marzo, quindi probabilmente ci si va verso metà, la terza settimana di aprile. Il dato regionale, anche questo con un mediocre coefficiente di correlazione, che sono i puntini verdi, va a esaurimento molto più avanti. Avanti ancora, ecco, questo è ritornato il grafico sulla vecchia scala, ci mostra gli andamenti di Badia Tedalda e Sestino, sempre molto molto fuori rispetto a tutti gli altri andamenti. Sono andamenti percentuali di alcune unità, ricordo ieri era 2,74 se non ricordo male quello di Badia Tedalda e 0,6-0,7 quello di Sestino. Tutti gli altri comuni della provincia di Arezzo sono 0, qualcosa. Lì è successo qualcosa di particolare, ne parleremo tra brevissimo insieme al sindaco Santucci di Badia Tedalda. Fatemi dare in questo momento, per concludere la prima parte di rilevamento dati, il lavoro della nostra polizia locale, intanto che penso possano scorrere le immagini dei rilevamenti con il drone. La polizia municipale oggi ha controllato 50 persone che hanno presentato 45 autocertificazioni con una sola sanzione, quindi diciamo il controllo è andato un po' meglio dei giorni precedenti. Sono poi stati fatti i controlli delle aree verdi, del presidio è stato istituito un presidio a Campo di Marte, è stato verificato un esercizio commerciale al quale è stata contestata una violazione, e sono state fatte varie zone di controllo nel centro urbano. Ricorda il comando della Polizia Municipale che domani alle 14 riprenderà il loro servizio allo stadio per, diciamo, controllare il traffico delle persone che saranno state indicate dall'azienda e contattate dall'azienda sanitaria locale per andare a fare i tamponi con il sistema drive-thru che vi abbiamo spiegato nei giorni scorsi. Si va in macchina presso una sorta di posto di blocco, la macchina a finestrini fermi alzati si ferma davanti al personale, il conducente mostra il suo documento di identità e dimostra di essere la persona chiamata dal servizio a eseguire il tampone, ha avuto cenno positivo da parte dell'operatore, abbassa il finestrino, gli viene fatto il tampone, dopodiché richiude il finestrino e se ne può andare. È una modalità che abbiamo detto è molto significativamente più sicura di quanto non fosse il prelievo fatto presso l'ambulatorio. Qui continuiamo a vedere le immagini riprese dal drone del sistema di controllo che la nostra polizia locale ha messo in atto in questi ultimi giorni e che devo dire è molto efficace. Ieri l'altro, un giornalista mi ha chiesto se l'avremmo continuato anche in futuro. Stiamo vedendo di mettere in piedi un servizio che possa rimanere permanentemente legato all'utilizzo del drone, che oggettivamente è un grande aiuto. Va anche detto che oggi è facile fare controllo con il drone, perché come vedete ci sono pochissimi cittadini al giro e ancora meno autovetture. Domani che si tornerà, e spero prima possibile, a una condizione di ordinaria visibilità della città,
il drone sarà di aiuto, ma non così tanto come oggi, perché andare a districarsi nel groviglio del traffico urbano e del passeggio sarà oggettivamente molto più complicato. È anche vero che ci dovremo difendere da veri e propri reati in quel caso e non da comportamenti non conformi alle norme. Nel mentre che finiscono di scorrere le immagini, vorrei ricordare che è entrato in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale questa mattina il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ci è stato annunciato ieri l'altro. È uscito con qualche giorno di ritardo perché è stato insomma un po' risistemato rispetto a certe criticità che aveva. Ci sarebbero tante cose da dire su questo decreto, ma io ne accenno solo una che forse nei confronti dei cittadini ha una rilevanza più di altri, ed è il passaggio dalla contestazione del reato penale ex articolo 650 del codice penale a quello che invece è il rilevamento, la contestazione di una sanzione, diciamo l'elevazione di una sanzione amministrativa. Il nuovo decreto, ve lo leggo in questo punto perché non vorrei usare parole errate, all'articolo 4 sanzioni e controlli, al comma 1 dice: salvo che il fatto costituisca reato, e poi vi spiego cosa vuol dire, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, cioè tutti quei comportamenti dove dovete uscire da casa se non per motivi particolari, dovete tenere chiuse le attività commerciali, dovete tenere chiuse le attività produttive, eccetera, 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 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3,3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo, quindi si può arrivare fino a 4.000 euro di multa. Ora, fermo il fatto che a nessuno piace prendersi una sanzione amministrativa che va, dicevamo, dai 400 ai 3.000 euro, ovvero maggior sanzione se l'infrazione è effettuata con l'utilizzo del mezzo dell'automobile, salvo che questo non costituisca reato. Cioè, se per caso poi dovesse risultare che quel cittadino che non era in casa e ci doveva essere ha provocato per effetto di suoi comportamenti comunque reprimibili, reprensibili, un contagio e quindi ha provocato del danno, è comunque penalmente perseguibile, al di là della sanzione amministrativa che gli è stata comminata, e quindi può essere proceduto nei suoi confronti in maniera molto pesante, attraverso l'utilizzo di due articoli diversi, di due strumenti diversi, uno è il 650 del codice penale e uno è l'articolo 260 di un regio decreto del 1937, che riguarda reati in materia di sanità. Tutto questo per dirvi, non vi voglio spaventare con cittadini miei carissimi, ma non corriamo il rischio di pigliarsi sanzioni di questo tipo o, peggio ancora, denunce penali perché non siamo rimasti in casa mentre dovevamo rimanere. A questo punto chiederei alla regia di metterci in contatto con il sindaco Santucci, che saluto. Ciao Alberto. Buonasera. Ciao Alessandro. Allora, io ti saluto con grande affetto e simpatia e anzitutto ti dico che tutti noi aretini siamo solidali con gli abitanti del comune di Badia d'Adda e con il loro per quello che è avvenuto. Però questi grandi numeri che abbiamo letto nei rapporti dell'azienda sanitaria locale ci confermano una situazione molto, molto critica nella tua città. Ce ne vuoi parlare, per piacere? Sì, molto volentieri. Intanto un saluto alla cara amica Lucia Tanti. Si è sviluppato un focolaio a Badia d'Adda. È partito da un residente di Ponte Presale, comune di Sestino, che è appena 3 km da Badia d'Adda, che nei giorni diciamo critici 4-5 marzo ha frequentato dei mercatini in Lombardia di antiquariato, lui commercia generi di antiquariato, ha beccato il virus lì. E poi, tornando a Ponte Presale, lo ha propagato, lo ha trasmesso moglie e cognata. La cognata, tra l'altro, è una volontaria della Misericordia,
e quindi di lì è partito, ha raggiunto anche il mio vice sindaco, ha raggiunto il medico di medicina generale di Badia e altre persone e probabilmente il canale di diffusione l'abbiamo ricostruito ed è quello. Ad oggi la situazione è critica, se non fosse stata critica non avrei emesso ieri apposita ordinanza sindacale che è stata coordinata, mi preme ribadirlo, con la Regione Toscana, la provincia di Arezzo e la prefettura, e con Sua Eccellenza il prefetto, l'abbiamo scritta insieme in sostanza, e anche con il comune di Sestino. La situazione è critica perché i casi accertati a quest'ora qui, perché sono venuto a sapere di altri 4 positivi, nel senso che i tamponi fatti ieri, 41 tamponi, gli esiti dei 41 tamponi fatti ieri in modalità drive-thru stanno arrivando pian pianino, ad oggi i positivi sono 30 e purtroppo i decessi sono stati 3. Inoltre c'è una persona anziana di Badiate d'Alda all'ospedale in terapia intensiva in condizioni veramente molto critiche. Beh, questo è il risultato di una, diciamo così, leggerezza iniziale che purtroppo ha dato esito, diciamo, a questa grande diffusione. Credo però, mi sembra di capire che alla fine poi è rimasto, purtroppo per voi direi, ma comunque tutto concentrato nella tua città, cioè non ci sono stati da lì fughe verso città più grandi, mi riferisco a Sansepolcro ad esempio, verso la Valle del Tevere, è rimasto un po' tutto in casa vostra. Sì, è rimasto molto localizzato tra Badiate d'Alda e Sestino, e quindi è Ponte Presale, frazione di Sestino, che è a ridosso di Badiate d'Alda, e quindi è localizzato in un raggio di 3 chilometri, tranne 2 casi che sono in 2 frazioni di Caprile e di Pratieghi, ed è rimasto localizzato anche perché, vorrei precisarlo, in sostanza siamo riusciti a convincere, vista la gravità della situazione, siamo riusciti a convincere la ASL e la Regione Toscana a fare anche da noi quel sistema di tampone che poi ora faranno anche ad Arezzo, visto oggi a Montevarchi se non erro, perché, e non solo in quella modalità lì, a chi? Perché in base alle regole dell'Istituto della Sanità, in base ai disciplinari nazionali, il tampone sarebbe consigliato solo ai sintomatici, cioè persone che, o ai pauci sintomatici, insomma persone che o hanno la febbre anche bassa o hanno della tosse. Qual è stata la nostra scommessa, o vorrei dire anche la nostra disperazione? Ecco. Nel momento in cui abbiamo cominciato a vedere la quantità di casi, abbiamo capito che il focolaio si stava sviluppando, abbiamo chiesto con forza, io l'ho chiesto anche spiegando questo, ho detto anche al direttore generale della ASL, sono sindaco dal 99, ecco, se vi chiedo questa cosa, probabilmente l'esperienza qualcosa significherà, se vi chiedo di fare questo tipo di tamponi, cioè non a tappeto ma diffusi, non solo ai sintomatici ma anche agli asintomatici che erano venuti a diretto contatto con i positivi, è questo il concetto, tutto lì il concetto. Se ve lo chiedo con forza, e questo l'ho fatto anche con la Stefania Saccardi, se ve lo chiedo con forza un motivo c'è, e infatti da quei primi tamponi di sabato è venuta la prima radiografia, che poi si sta ancora più precisando con i 41 tamponi fatti ieri. Voglio dire anche però che ci sono 2 elementi importanti di speranza. Allora, un fatto è che non c'è una diffusione irregolare a tappeto, ma la diffusione è in quelle 5, 6, 7 famiglie dove in un primo momento si sono contagiate alcune persone e poi il contagio si è allargato. Ad esempio, i 2 coniugi e poi ultimamente sono positivi anche i figli. Questo ci permette di controllare meglio la situazione. L'altra cosa è il vulnus grosso di Badiate d'Alda, è la RSA, il centro anziani. E io sono stato tutto il pomeriggio in trepidante attesa, perché è vero che
gli operatori, le operatrici sociosanitarie, le infermiere erano tutti del centro anziani dell'RSA di Badia, erano risultate tutte negative. Però è anche vero che agli anziani ancora il tampone non era stato fatto. Siamo riusciti a farlo fare, nonostante fossero asintomatici, per quel principio di massima cautela che dicevo prima, e oggi cominciano ad arrivare i dati di 8 anziani ricoverati, a quest'ora qui, alle 7:05, so per certo che 6 sono negativi. Questa è una bella boccata d'ossigeno. Grazie Sindaco, grazie infinite per questa comunicazione, vi facciamo tanti auguri e speriamo di rivederci magari a fine di questa emergenza virus per farci tutti insieme gli auguri di un proseguimento di una vita normale. Grazie a voi, grazie mille. Ritorniamo alle nostre comunicazioni che riguardano la città di Arezzo. Ve ne devo dare una in apertura, purtroppo non molto bella. Chiude necessariamente il reparto di riabilitazione di Agazzi perché ci sono 2 contagi. Tra l'altro questi contagi, non tutti questi contagi, sono compresi nei numeri che vi ho dato ora, perché i numeri che vi ho dato ora, ricordo sempre, sono congelati alla mezzanotte scorsa. E questo è un contagio che ha avuto un tampone positivo rilevato nel pomeriggio di oggi. Quindi purtroppo chiude un reparto importante di riabilitazione per la nostra città, che è quello di Agazzi. Domani il centro renderà noto con più chiarezza ed esattezza di informazioni quali sono i percorsi o alternativi o comunque che gli assistiti devono seguire per continuare nei loro percorsi di riabilitazione. È una notizia non buona, ci conferma il fatto che tutte le volte che c'è un contatto diretto e stretto tra una persona contagiata e un'altra, e questo avviene purtroppo in tutti i sistemi terapici, se non trattati opportunamente, il contagio si diffonde. E questo è il problema che c'è stato ad Agazzi, così come c'è stato nell'RSA di Bucine, come c'è stato da tante altre parti. E purtroppo le strutture sanitarie sono in questo momento il punto più vulnerabile, perché è il punto in cui si scambiano necessariamente pratiche manuali tra potenziali contagi e persone che non lo sono ancora. Andando avanti con le comunicazioni, e qui prendo, diciamo, 2 categorie insieme. Ricordo che anche nei giorni scorsi ve ne ho fatto cenno, ci sono state molte richieste sia da parte delle famiglie sia anche da parte di alcuni venditori di generi di cancelleria, come ad esempio le edicole, ma non soltanto, come fare per poter esaudire una richiesta importante che veniva proprio dalle famiglie che hanno necessità di materiale cartaceo, di materiale di cancelleria per far lavorare i propri figli a casa. Bene. Ne ho parlato con il prefetto, è possibile, come per altre categorie, procedere a una consegna domiciliare, cioè non è possibile aprire il negozio, non è possibile vendere a banco quei generi e quelle tipologie di materiali, ma è possibile portarli a casa. Quindi la consegna domiciliare, sotto tutti i controlli e tutti i tipi di protezione che è opportuno comunque mettere in atto, quindi senza contatto diretto, è possibile farli. E vi esorto a usare questo mezzo, sempre, ripeto, usando mascherina, usando guanti, usando sanificatore per le mani prima di scambiarsi oggetti da una persona a un'altra, che può permettere di usare questo, di poter vendere questo materiale. Vi sono poi altre comunicazioni. Lo stesso discorso vale per coloro che vendono legna da ardere e che per alcune abitazioni di tanti cittadini sono è necessaria la legna per potersi scaldare. Non tutti si va o con il gasolio o con il gas, ci sono anche altri che vanno con la legna da ardere, hanno i sistemi di riscaldamento che funzionano con la legna, è freddo e quindi è opportuno che siano riforniti. Sempre con consegna domiciliare questo è possibile. Una notizia che non è una notizia ma è un'indicazione: stiamo studiando insieme a ANCI la possibilità di risolvere il problema dei consegne domiciliari dei supermercati, ma un cittadino ci ha fatto presente che potrebbe essere utilizzata un'altra metodologia per ridurre il contagio potenziale, specialmente dalle persone anziane, che è quella di dedicare almeno un'ora dell'intero orario di apertura esclusivamente agli anziani.
in modo che si possa abbassare il numero di presenze e far entrare soltanto loro, magari a inizio servizio la mattina o a fine servizio la sera. C'è un po' da parlarne ovviamente con le grandi e medie strutture di vendita, ma proprio per dedicare una fascia oraria da vedere quale e quanto al tema degli anziani. Vi è poi un tema legato alla questione degli uffici postali. Io avevo e ho scritto una lettera al direttore delle poste di Arezzo per chiedergli se era possibile riaprire i due sportelli chiusi di Olmo e di Rigutino, e lui mi scrive e mi risponde che la mia richiesta non può essere accolta. Ho poi saputo che è chiuso anche Quarata. Queste chiusure comportano un grosso problema per i cittadini. Allora io chiedo nuovamente, e a questo punto mi farò latore di un messaggio non più al coordinamento locale, ma vedrò di salire di grado, vedrò di andare a quello regionale, vediamo se si riesce a ottenere qualcosa. Però prego i miei cittadini, invito i miei cittadini a informarsi sul sito delle poste per verificare quali sono gli uffici aperti per non fare viaggi inutili. Ce ne sono alcuni chiusi, ripeto, quello di Rigutino e quello di Olmo lo sapevamo e avevamo chiesto di riaprirli, mi informano che è stato chiuso anche quello di Quarata. Bene, queste chiusure sono sicuramente dovute a carenza di personale, a problemi legati alla forse malattia di qualcuno di loro, forse a precauzioni riguardanti potenziali contagi, non lo so, però è un tema che pone un forte disagio ai nostri cittadini. Io mi fermerei qui, avrei tante notizie. Ah no, ci sono i ringraziamenti, questi non li posso assolutamente eludere perché è importante, ci sono tanti ringraziamenti da fare. Anzitutto voglio ringraziare le forze dell'ordine che stamani mattina a mezzogiorno in punto hanno fatto un saluto alla loro maniera, col saluto militare, si sono messi sull'attenti, hanno salutato chi? Hanno salutato tutto il personale medico e paramedico dell'ospedale San Donato. Questo per dare il senso della vicinanza dell'istituzione e quindi anche delle forze di polizia che erano carabinieri, guardia di finanza, polizia di Stato, polizia municipale e vigili del fuoco, spero di non aver dimenticato qualcuno, che hanno fatto dato un saluto particolare e un ringraziamento ai medici del San Donato. Quindi grazie veramente di questa loro volontà di essere vicini al personale dell'ospedale. Poi ringrazio il Rotary Club di Arezzo, che già da tempo è attivo per la raccolta fondi in favore dell'ospedale San Donato. Ringrazio la ditta LDP Progetti, che ha messo a disposizione dell'amministrazione un software per la mappatura dell'emergenza. Quindi sapremo non soltanto quanti infetti ci sono o quanti isolati ci sono, ma anche dove sono. E questo ci darà un modo anche per gestire meglio il sistema di controllo e anche di prelevamento dei rifiuti solidi urbani prodotti dai soggetti che sono in isolamento per tamponi positivi. Ringrazio Coinee per il grande atto di generosità nei confronti della città, in quanto ospiterà o già sta ospitando l'hospice al piano terra della propria struttura di Pescaiola. 650 metri quadri di spazi che garantiscono un luogo adeguato a questo delicatissimo servizio che si muove dalla palazzina del Calcit, perché lì andranno altri servizi sanitari in questa ristrutturazione del San Donato che sta diventando isola Covid, dove hanno accesso tutti i soggetti che sono da trattare dal punto di vista delle malattie infettive e delle terapie intensive dedicate alla cura del Covid-19. Un ringraziamento a Signa Arezzi per la donazione effettuata sul conto corrente del Calcit, sull'IBAN del Calcit. Un grande ringraziamento, lui non vuole che si dica il nome, forse ha anche un nome impronunciabile, è un cittadino cinese che ha comprato casa qui ad Arezzo e che quindi frequenta questa città e ci ha regalato un numero cospicuo di mascherine che sono in viaggio e stanno arrivando. Quindi un grazie di cuore da parte degli aretini, per tramite mio. Un ringraziamento al Calcit per il sostegno dato a Pia Casa e a Tevenin per la fornitura di presidi di sicurezza. Un ringraziamento all'azienda Ecotech Finish di San Zeno, che ha donato 50 tute alla Misericordia e 150 al San Donato, oltre a una fornitura di 1000 guanti. Un ringraziamento alla ferramenta Arezzo 3 per la donazione alla Misericordia di 18 tute e 12 occhiali protettivi. Io ringrazio tutti, anche quelli che hanno regalato una sola mascherina, perché tutti hanno dimostrato di avere cuore.
Un ringraziamento alla Misericordia di Arezzo, che ha inviato un'ambulanza con equipaggio a Montichiari, a Bergamo quindi, e che rimarrà per una settimana per aiutare quella realtà che è tremendamente colpita dal virus. Un ringraziamento ai nostri panettieri, che tra le tante categorie in prima linea in questi giorni sono quelli che continuano a produrre il pane in quegli orari molto particolari in cui li producono i panettieri, quindi grazie di cuore. Ancora un ringraziamento al Calcit che è riuscita a impegnare già 140.000 euro delle donazioni pervenute sul conto corrente messo a disposizione per l'emergenza coronavirus per l'acquisto di materiali di protezione individuale destinato al personale del San Donato e del territorio provinciale di Arezzo, quindi il Calcit svolge un'azione anche a livello provinciale. Infine una comunicazione di servizio, ma diciamo positiva stavolta. Stasera 26 e sabato 28 alle ore 21:10 sul canale Classica HD, vi ricordo che ve ne avevo parlato tanto tempo fa, canale 136 della piattaforma Sky, ci saranno due appuntamenti dedicati ad Arezzo e al Raro Festival che si è tenuto nel luglio dello scorso anno. Stasera andrà in onda un documentario sulla città e sulla sua vocazione alla musica. Sabato 28, doppio appuntamento, alle ore 21:10 andrà in onda di nuovo Le Cantatrici Villane, che ha rivisto la luce nel nostro Teatro Petrarca lo scorso luglio, opera buffa in due atti di Valentino Fioravanti, e a seguire il grande concerto di apertura del Raro Festival dentro la nostra meravigliosa Basilica di San Francesco. Io mi fermo qui, chiederei a Barbara Bianconi se ci sono domande. Sì, Sindaco, abbiamo una domanda da Radio Fly. Il tema è ancora le mascherine, perché ci dice la redazione, ferma restando la necessità primaria, che è quella della sanità, che ovviamente al 99,9% copre e giustamente ha necessità di questi materiali, si sottolinea che ci sono tante altre categorie di servizio, magari non categorizzate, ma magari artigiani, persone come appunto adesso è possibile, che fanno anche le consegne a domicilio, che come tutti hanno delle grossissime difficoltà a reperire questo tipo di dispositivi. Allora, se intanto ci sono delle novità, abbiamo già sentito di una donazione di questo cittadino cinese, ma se ci sono novità anche negli arrivi, diciamo per canali più ufficiali, di queste mascherine e sulla loro reperibilità, ecco, perché si denuncia questo tipo di difficoltà che è di tutti. È una difficoltà che è di tutti, è dei cittadini, dei singoli cittadini e soprattutto di coloro che stanno al pubblico. Allora, stanno arrivando un po' a spizzichi e bocconi vari quantitativi di mascherine di varia tipologia. Devo dire che per la gran parte sono mascherine di tipo chirurgico e quindi sono le mascherine a tre veli monouso che danno una copertura abbastanza elevata, soprattutto nei confronti di coloro che sono misurati o potenzialmente affetti da virus, quindi non diffondono il virus in atmosfera. E in qualche modo comunque proteggono anche chi la indossa, quindi è anche una protezione passiva, anche se molto meno efficiente che non quella attiva. Devo dire che stanno arrivando un po' a spizzichi e bocconi, questo perché sapete, molte di queste mascherine, i quantitativi più grossi stanno arrivando dalla Cina e come tutti voi sapete ci sono problemi alla frontiera, soprattutto in dogana, perché c'è una sorta di operazione filtro da parte della Protezione Civile Nazionale che vuole assorbire i quantitativi più grossi per destinarli a chi ne ha più bisogno, e pensiamo subito alle città come Bergamo, come Brescia, come Cremona, quindi alle città della Lombardia che hanno questo problema in maniera molto più grave che non la città di Arezzo. Però qualche cosa sta arrivando. Allora, io credo che per domani io potrei darvi un criterio per la distribuzione di mascherine, selezionandolo per categorie omogenee di soggetti che ne hanno diritto e che ne sono sprovvisti. Pregherei a tal fine, e lo farò anche personalmente con un contatto telefonico, le associazioni di categoria di farmi pervenire i soggetti, le categorie che, essendone sprovviste, ne hanno bisogno più di altre. Cioè io non posso decidere da solo, io bisogna che decida supportato da una parte dall'azienda sanitaria locale, che però ha i suoi problemi da gestire dentro il San Donato e nelle strutture di assistenza domiciliare o nelle strutture di assistenza per anziani e per i soggetti con ridotta mobilità.
l'amministrazione si fa carico di aiutare le categorie che non hanno a che fare nulla con la sanità. Però bisogna che qualcuno mi aiuti a indirizzare le nostre non elevatissime, ma comunque consistenti disponibilità nei confronti di soggetti che ne facciano richiesta. Quindi io lancio un appello alle associazioni di categoria, fatemi un elenco e con dei quantitativi numerici dei soggetti che ne hanno bisogno più di altri. Certo, se vado a fantasia viene in mente anche a me, tutti coloro che stanno al pubblico ne hanno bisogno. Allora, vediamo quanti sono, vediamo dove sono collocati, vediamo se non possono approvvigionarsi in maniera diversa, in quel caso finché ne ha sopperisce il comune. Domani vi darò un criterio per arrivare alla distribuzione di queste mascherine. Bene, non ci sono altre domande. Sì. Non ci sono altre domande, l'abbiamo fatta un po' lunga, mi dispiace, ma spero che ci siamo intesi su tutto. Io prego e continuo a invitare i miei cittadini a tenere alta la guardia con la certezza che, come dico sempre in chiusura, ce la faremo. Il messaggio deve essere positivo, ce la faremo. Grazie.